La base militare di Sigonella ha avviato gli accertamenti necessari in merito alla vicenda del ritrovamento da parte del personale della security della SAC di una bomba a mano completamente priva di esplosivo e di una cartucciera con proiettili vuoti all'interno di un pacco postale inviato tramite uno spedizioniere da un militare americano della base affinché fosse recapitato nella sua casa negli Stati Uniti. Ad accorgersi della presenza della bomba, si legge nella nota della SAC, un addetto alla sicurezza, Giovanni Calabretta, 41enne, cui non è sfuggita l'inequivocabile silhouette dei due oggetti che rientrano nella lista degli articoli proibiti a bordo, in stiva o in cabina. Individuato il pacco sospetto e il suo contenuto, l'addetto lo ha bloccato all'interno dell'apparecchiatura raggi X e ha dato l'allerta alla Guardia di Finanza e alla polizia e ai superiori perché ne verificassero il contenuto secondo i protocolli di sicurezza aeroportuale. I vertici di SAC e SAC Service, conclude la nota, si sono congratulati con il proprio dipendente per l'ottimo lavoro svolto e più in generale esprimono compiacimento e gratitudine per la quotidiana attività svolta dagli addetti aeroportuali che con grande scrupolo garantiscono la sicurezza dei passeggeri in transito.